Il terzo tempo e oltre. Tutto lo sport del weekend con notizie, servizi e musica. In studio Gino Nenzi. E dalla Ternana Futsal femminile calcio a 5, Neca. Ciao Neca. Ciao a tutti. E Francesca Madonna. Ciao, buonasera a tutti. Ciao ragazze, benvenute al terzo tempo. Mi fa molto piacere avervi qui ai microfoni di Radio Incontro Terni, che tra l'altro è la radio che segue le vostre partite durante tutto l'anno. Allora, per iniziare, per rompere il ghiaccio, avevo l'idea di raccontarvi qualcosa di loro qui in radio, ma ho pensato quale miglior modo per farlo se non direttamente con le ragazze, appunto. Dunque vi faccio subito entrare nel clima di questa chiacchierata insieme. Facciamo un botta e risposta stile un po' americano, oppure anche stile le Iene, non so se più o meno avete presente. Così vi fate conoscere meglio anche dai nostri ascoltatori, ok? Benissimo. Okay. Va bene? Allora, andiamo subito. Allora, nome: Francesca. Josiane. Soprannome: Chicca. The Melonacchio. E cioè? Soprannome, non il cognome. Soprannome, scusami. Neca, scusa. Okay. Ruolo: Laterale. Pivot. Numero di maglia: 25. 8. Anno di nascita: indicativo. Visto 85, che non anche se non è indicativo. Ok. 83. Perfetto. Città di provenienza: Roma. Io, Brasile. Dove? Paraná. Paraná, ok. Dove si insegna la città? Perfetto. Piede destro o sinistro? Destro. Sinistro. Perfetto, quindi abbiamo beccato proprio un destro e un sinistro, perfetto. Il tuo punto forte, naturalmente nel tuo sport? La grinta. Che sono una scatola magica, che poi faccio delle cose inaspettate, diciamo. Bene. Magic box. Molto, esatto. Non mi veniva. Quindi molto tecnica comunque te. Sì, okay. Sì. Bene, benissimo. La canzone nel cuore di Francesca? I treni a vapore cantati da Fiorella Mannoia. Bella. A me tanti quella romantici proprio. Mi piace tanti cantanti italiani, però una in particolare non mi viene. E quale cantante? Allora dai, facciamo Tiziano così. Ferro. Tiziano Ferro? Sì. Okay, beh, quello è italiano ma internazionale. Sì. Senti, a quale cibo non sai resistere, Francesca? Alla pasta. La pasta, è buona italiana, giustamente. Mentre te, Neca? Diciamo, in Brasile la carne, in Italia la pasta, assolutamente. Benissimo. Un poster nella tua camera? No, ne avevo, insomma, quando abitavo a Roma, Renato Zero. Renato Zero, bene. Io qua c'ho i miei, però in Brasile avevo da un portiere brasiliano la Chi? Mia squadra. Ah, ok. Sì, okay. Sì, tanto qua non si riconosce di qua, quindi 5, di qua c'è 11. Ah, 11. 11. Ok, perfetto. Ultima domanda, tatuaggi, sì o no? Ancora no. Ancora? Sì. Sì? Ancora. Sì, okay. Sì. Ancora no, Francesca, ma... In programma. In programma? Ok, perfetto. Mentre te nega, sì. Sì, sì, uno. Uno? Uno. Non so, posso chiedere cosa? Una tartaruga. Una tartaruga? Rappresenta qualcosa per te? Sì, perché io sono come persona un po' lenta, diciamo, quindi mi rappresenta un po'. Ah, bene. Ok, un po' lenta, però non credo in campo. Anche in campo un po'. Bene, però se mi dici che comunque sei molto tecnica, sì. Sei lenta magari nei movimenti, ma di testa sei molto, molto veloce. Sì, diciamo che sono lenta a correre in generale, però se devo fare un movimento veloce e corto, diciamo, faccio velocemente. Ah, ecco, perfetto, benissimo. E dopo esservi presentate, allora al nostro pubblico iniziamo. Ok, la stagione 2014-2015 è stata una stagione da sogno per voi. Senti, avete rincorso lo scudetto poi anche nella stagione precedente, oltretutto sì, sì. Sfumato poi all'ultima partita contro la Lazio, mentre l'anno scorso sì abbiamo vinto. Avete vinto ai rigori? Sì. Ok, quindi poi oltretutto è arrivata anche la vittoria della Supercoppa. Sì, sì. Adesso proprio è molto fresca. Sì, sì. Anche te però. Dicevo anch'io. Ok, benissimo. Con un rotondo 3-1 contro il Real Statte. Quindi avete realizzato questo, non so, duplete, vogliamo chiamare duplete, c'è cioè chi chiama triplete, sì. Duplete. Ma è possibile il triplete? Questa è una domanda mia personale. Cioè c'è anche una coppa, un qualcosa? Sì, sì.
Sì, sì, la Coppa Italia è quella che ci manca, diciamo solo. Che abbiamo sfiorato 2 anni fa, sì. Che abbiamo perso tanto la finale di Scudetto contro la finale di Coppa, contro la Lazio sempre. Invece l'anno scorso abbiamo vinto il Scudetto contro la Lazio sempre. Perfetto, bene, bene. Io da buon romanista quindi sono molto contento. Anch'io. Caschi bene. Senti, so anche che te sei il capitano. Sì, della sì. Squadra, quindi per te anche una responsabilità comunque in più. Sì. E però anche un riconoscimento comunque per l'impegno di tanti anni in maglia rossoverde. Quanti anni sono ormai? Sì, adesso è il quarto anno. Quarto anno? Sì. Ok, quindi diciamo che sei tra virgolette la più anziana del gruppo, cioè... Sì, siamo in due, io e Chiara Donati che è di Terni, una ternana che siamo dal primo anno, diciamo, quando è nata la ternana. Quindi perfetto. E senti, allora ascolta, ieri avete giocato, vero? Se non sbaglio. Sì, sì. Ok, contro il Breganze. Sì, Breganze. Ok, è andata bene perché ho visto che è andata bene. Sì, tre punti. Tre punti, che non fanno mai male, poi è la prima partita, quindi iniziare bene è sempre ottimo. Com'è andata la partita? È stata una bella partita, anche tanto i tifosi tutti ci hanno fatto i complimenti, perché diciamo che il risultato è un po' stretto perché abbiamo vinto 3-2, però la partita abbiamo fatto molto bella e abbiamo avuto tante occasioni e poi tanti pali. Già i primi 5 minuti 3 pali, quindi poteva finire già prima e bene, però è stato un bel spettacolo anche per tutti i tifosi che stavano al palazzetto. Certo, i tifosi che poi sono sempre numerosissimi. Sì, sì. A seguirvi. Ti hai segnato, sì? Vero? Sì, ho segnato il secondo gol. Però è stata una partita anche un po' nervosa, o sbaglio? Un pochettino, sì, diciamo che ammonizione, espulsione di tutte e due squadre. Da entrambe le parti è stata comunque un po'... Sì, diciamo che gli arbitri sono stati un po' frettolosi, diciamo, perché in verità la partita è stata tranquilla in generale. Sempre colpa dell'arbitro. Hanno un po' esagerato, però diciamo che era calma, però hanno fatto andare un po' storte, diciamo. Sì, ma per falli di gioco? O... Falli di gioco, ma manco tanto esagerato, secondo me. Tranquilli. Allora, Francesca invece... Volevo chiedere una cosa, a te è stata affidata la conduzione della squadra juniores, sì, se non sbaglio, sì, vero? Esatto. Quindi oltre che giocatrice sei anche tecnico di calcio a 5, sì, PGC. Esatto. E è iniziata già anche la preparazione della formazione under 16? Sì, 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 è iniziata, abbiamo iniziato i primi di settembre e adesso sabato avremo un amichevole in casa. E in questo modo insomma possiamo provare un attimo le varie giocatrici. È una bella esperienza, la prima volta mi viene affidata una squadra, quindi sono molto contenta e insomma contenta anche di mettermi alla prova. Sì, ma infatti penso che sia una bellissima esperienza anche questa. Molto. Sicuramente. E so che anche c'è stato un esordio, non so se in panchina o in campo proprio, durante le partite decisive per... diciamo della prima squadra, per una giocatrice del settore giovanile, se sì, non sbaglio. Esattamente, per Elisa e Torelli, sì. E com'è andata la gioco? E anche Ludovica, in realtà, che quindi Ludovica sì, però Coppari gioca già con noi, in realtà, con la prima squadra. Okay. È lei che ogni tanto viene a dare una mano alla juniors. Ludovica sono 3 anni che sta in campo. Okay. E invece di Torelli, di questa juniors, no, ha fatto solo panchina, però con la prima squadra. Certo. E naturalmente è molto evidente comunque il buonissimo lavoro fatto dall'allenatore Marco Schindler. Assolutamente, è un ottimo allenatore. E cosa mi potete dire di lui? Nel frattempo aspettiamo che Mario venga anche in studio a dirci qualcosa lui di persona, però magari ecco, visto dalle sue atlete, cosa potete dirmi? Che lui è arrivato, praticamente mancavano 3 partite per finire il campionato e per andare ai playoff, quindi ha preso una squadra che comunque stava andando male, diciamo, in quel periodo e ci ha trasformato tanto da farci vincere il scudetto, perché ancora nessuno ci crede che abbiamo vinto, perché diciamo tutta la gente delle altre città, ovviamente non di Terni, non c'hanno tanta fiducia, diceva che non vincevamo mai, tra virgolette, diciamo così. Invece lui ha preso la squadra in mano e ci ha fatto vincere il scudetto. Secondo me è tanto merito suo se abbiamo vinto anche comunque vostro, sicuramente, sicuramente abbiamo seguito, diciamo, abbiamo seguito, quindi è stato un gruppo forte.
Ma di solito gli scudetti, guarda, tante volte si vincono così, da un gruppo che magari nessuno pensa che possa venire fuori questo gruppo, invece ecco, è successa la stessa cosa, quindi anche a voi, quindi è molto, molto buono. Forse la sua bravura è stata quello di saper valorizzare il gruppo, e quindi hanno creato questa fusione, diciamo, abbastanza magica, ecco. Magica. Che poi ha portato al successo finale. Sì, anche quest'anno. Ecco, esattamente, anche arrivo forse quest'anno proprio all'inizio. Francesca, raccontaci perché hai scelto il numero 25. Allora, io ho scelto il 25 perché è il numero che a Terni, nella Ternana, veniva indossato da Fabrizio Fabris, col quale ho avuto modo di, insomma, di l'ho conosciuto grazie al mio compagno che ci ha lavorato insieme, e quindi è diventato un amico, e ho pensato che di rendergli omaggio in questo modo, perché oltre ad essere stato un giocatore dal quale comunque prendere esempio per la cattiveria agonistica, quindi la grinta, è anche un'ottima persona. E questo numero comunque, ecco, lo identifica anche con una persona che purtroppo è venuta a mancare da poco, che gli era molto amico, insomma, hanno lavorato insieme, e quindi ho detto va bene, quest'anno voglio omaggiare queste persone che comunque poi mi sono state anche tanto vicino e che hanno sempre rappresentato la città di Terni. Hai fatto benissimo, anche perché Fabrizio Fabris, tra le altre cose, lo conosco anche io, ci ho giocato insieme, non a livelli eccessi, sì, diciamo, adesso, di recente, comunque lo salutiamo comunque. Sì. Nega invece, la soddisfazione comunque del campionato passato e quello poi che state affrontando adesso l'hai condivisa sicuramente a distanza anche con la tua famiglia. Sì, sì. Ok. E vale per te e per le tue compagne che arrivano comunque da fuori, no? Dall'estero. Sì, sì. Come avete vissuto questi momenti particolari? Cioè, come l'hai condivisi con la tua famiglia? Allora, le finali, diciamo, semifinali, finali, dell'anno scorso è stato molto toccante per tutti i familiari da lontano, perché è difficile trovare squadre che comunque passano le partite, che si può vedere anche su internet e tutto, quindi qua alla Ternana lo fanno, e abbiamo avuto anche la fortuna delle finali passare sulla Rai, quindi hanno visto molto bene anche in Brasile, Argentina, da tutte le parti, e sono stati contentissimi perché veramente si vedeva bene, perché sì, ogni tanto non si vede tanto bene, stanno in apprensione, ci aspetta fino a partita per dire il risultato, che tante volte non funziona internet. In finale sì, tanto in Brasile quanto qua in Italia, i familiari dei ragazzi qua che non possono venire perché lavorano e altre cose, come abbiamo giocato anche di lunedì, di martedì, cioè è un po' improponibile per tanta gente seguirci, però ci dà una grande mano la TV, che ha fatto vivere realmente a tutti. Quindi tutti sul divano, tutti intorno al divano. Sì, perché è stata la prima volta che la Rai ha trasmesso una partita femminile di calcio a 5. Quindi è un onore per voi. Sì, sì, abbiamo vinto, diciamo, contro la Lazio. Che poi abbiamo sfuggito il scudetto, perché esatto, da certo, loro, e con tanti spettatori, perché veramente non abbiamo fatto più della maschile come spettatore, quindi è stata una grande soddisfazione. Esatto, grandissima soddisfazione, hai ragione pienamente. Una domanda che mi preme a me personale: come si sceglie lo sport, questo sport agonistico? Cioè, una ragazza, diciamo, entra in questo sport? Ma questa passione? In realtà non sei tu che lo scegli, è come lui che ti sceglie. Sì, nel senso, come tutte le grandi passioni. Ci sarà una scintilla, magari, non lo so, un qualcosa. Guarda, allora io per me, nel senso, io sono cresciuta con un fratello che era più grande di me, che ha sempre giocato a calcio. E forse questa passione è stata alimentata dal divieto dei miei genitori, nel senso che io non ho mai potuto giocare fino, insomma, a 22 anni non ho mai giocato perché i miei non volevano, quindi dopo poi ho capito che volevo fare questo, e alla fine, insomma, ci sono riuscita con vari scamotage, ma ce l'ho fatta. Sì. Tipo? Se si può dire uno? No, ma è semplice, nel senso, iniziare a giocare con la squadra universitaria, i miei vedevano università accanto a calcio a 5, e allora all'inizio hanno detto ni. Ecco, e da lì è partito il tutto. Mio padre, diciamo, che aspettava un maschio, e sono venuta io per prima perché lui giocava a calcio, e quindi ha detto: venne una femmina, lo porto uguale a giocare, quindi da 3 anni eppure meno già mi portava con lui a giocare. E lui giocava a 5 anche lui? O a calcio a 11. Allora come mai però dopo
si va a calcio a 5. Ma perché dove abito io, dove abitavo io in Brasile, nella mia regione è più calcio a 5, calcio a 11 femminile non c'è tanto, non c'è seguito. Io in verità ho iniziato a 7, diciamo, dentro un calcio a 11, dentro al campo di calcio a 11, però giocando a 7, più piccolo. Sì. E poi quando una squadra di calcio a 5 mi ha vista giocando questa partita così tanto per scherzo, mi ha chiamata per far parte di una squadra di una città vicina alla mia che faceva calcio a 5, è vero. Quindi ho iniziato a fare avanti e dietro, ma da sempre gioco a calcio, diciamo, unico sport. Poi diciamo una scuola facevo tutti gli sport, qualsiasi sport, basta che era uno sport, sì, però calcio a 5. No, sai perché ve lo chiedo? Perché comunque calcio 11 e calcio 5 sono proprio due cose completamente separate. Sì, fai sì. Tutto per tutto. Sì, sì, io sì, ho giocato a calcio 11 per tanto tempo, ho giocato anche a calcio 5, ma così, proprio a livello veramente amatoriale, sono proprio due sport. No, cioè, regole completamente diverse, non c'entra proprio niente. Infatti io per la mia statura è meglio calcio a 5, cioè mi sono trovata bene subito e ho fatto un po' di calcio a 11 perché in Brasile comunque si fa un po' tutte e due le squadre, sì. Di livello più alto ce l'hanno tutte e due, però a me il calcio a 5 mi piace, piace troppo. E ti vedo da come ne parli. E però naturalmente questo comunque questo sport porterà come un po' tutti sia soddisfazioni ma anche dei sacrifici comunque. Sì, sì. Contato nel tempo e porta sempre. Sì, sì. Vi allenate quante volte? Noi ci alleniamo 4 volte a settimana. Ok, più la partita. Più la partita e, sì. E più a volte due sedute in palestra. In palestra. Quindi comunque sì. Un po' di sacrificio bisogna farlo. 7-8 sì. Volte a settimana. Però è un bel sacrificio. Un bel sacrificio. Beh, poi si ripaga comunque con i risultati ancora sì. Meglio. Sì. Sì, sì. Un'altra domanda, sempre per tutte e due. Come si riesce a conciliare poi questo comunque impegno agonistico, pressante comunque, con poi tutto il resto della vita, diciamo? E anche nel caso tuo, Francesca, con il settore giovanile e tutto sì. Il resto, diciamo, come si può conciliare il tempo libero, gli amici, tutte queste altre cose? Si incastra nel senso che no, nel senso vabbè, io lavoro anche, quindi ho la fortuna comunque di avere un lavoro che mi consente di giocare e di seguire il settore giovanile. Il tempo libero e non c'è, infatti. Ah, ecco, dove lo trovi? La notte, non lo so. Sì, no, il tempo libero ce n'è poco, sì, però è lo riempi con questo, cioè alla fine questo sport ti riempie in tutti i sensi, non solo nel tempo, comunque ti riempie. Continui a fare sacrifici perché è un sacrificio sempre, certo. Ripeto, io lavoro, quindi sono insomma tanti spostamenti, tanti, però si fa, certo il tempo libero è poco e a volte la vita sociale ne risente un po', le amicizie, la famiglia ne risentono un po'. Credo di sì. Sì. Però. Però se vi piace così tanto è giusto continuare su sì. Questa strada. Te invece con il tempo libero? E io ho iniziato a fare scuola calcio quest'anno con i bambini, io e Guti, l'altra ragazza sì. Della squadra, e quindi adesso diciamo che ho parecchio tempo libero e quindi con questo non ho con tanti problemi come Chicca, diciamo. Quindi posso stare più a casa, sì sì, riposarmi dopo allenamenti, partite, cose varie, magari andare dal fisioterapista, curare ginocchio perché mi sono rotta già due crociati, quindi devo fare un lavoro pure a parte, diciamo che però ho tanto tempo libero, diciamo, da questo modo, da questo punto di vista. Bene, come lo sfrutti, se posso? Va in tanti modi, dipende un po' da nel senso, no, la mia domanda era questa, nel sì, senso sì. Vi fanno comunque non mi piace tanto uscire da casa, diciamo che mi piace più cercare cose da fare. Lei fa i puzzle, te lo dico io, rispondo io per lei. Mi piace i puzzle, mi piace un sacco, fa i puzzle, infatti finisco uno e inizio un altro a ruota proprio. Sì sì. Sì, diciamo. Ma, e la squadra comunque, la società vi fa storie comunque magari per uscire o cose del genere? Beh, abbiamo delle regole che insomma per regole da atlete, quindi atlete. Comunque sono regole sane, ci è richiesto di rientrare a una certa ora, di mangiare in un certo modo, come d'altra parte penso che 4 la mattina, soprattutto magari, il giorno prima della partita magari esatto, come magari qualche
qualche calciatore. Esatto. No, no, questo non, non facciamo nomi. Tanti problemi, questi non ci sono. No. Diciamo. Un'ultima domanda prima di una piccola pausa, così almeno vi riprendete anche voi. Allora, mi avete già detto che comunque siete, cioè almeno te, Neca, sei tifosa comunque di calcio. Uguale, te anche, Francesca? Sì, dai. Lo seguo poco, devo essere vero. Ti piace? No, io seguo il calcio a 5. Solo calcio a 5? Sì, calcio, o il nuoto. Sì, questo mi piace. Calcio lo seguo, ma seguo più i risultati che le partite. Ah, ok, proprio. Sì, proprio. Sì. E comunque è tifosa di quale squadra? Della Roma. Non poteva essere altrimenti. Io della Roma. Sei della Roma? Ho capito, siamo tutti romani. Non lo so. Senti, una squadra però brasiliana? San Paolo? Sì. Dal San Paolo, chi è del San Paolo? Chi è venuto qua in Italia della Roma è Giulio Battista Hernanes, che è andato alla Lazio. Ah. Dopo che è andato lì, diciamo che non ho più seguito. E Kaká qua in Italia, che è stato. E poi il nostro portiere è Rogério Ceni, che ha fatto più gol di tanti attaccanti. Sì, beh, quello che tira le punizioni. No? Punizione, rigore, ci ha messo 120 gol in Serie A. Va bene, facciamo una piccola pausa e torniamo subito dopo la pubblicità. Torniamo di nuovo insieme con il terzo tempo. Abbiamo qui con noi in studio questo pomeriggio, anzi ormai sono le 7:30, quindi possiamo parlare anche di sera, due giocatori della futsal femminile della Ternana, sono Neca e Francesca. Ciao di nuovo a tutte e due. Ciao. Ciao. Allora, parlavamo un po' di tutto, stiamo parlando un po' di tutto, stiamo svariando su tutti i campi possibili. Allora, la famiglia Basile, che è la famiglia appunto della proprietà, ha creduto moltissimo in questa squadra e ha sempre sottolineato l'importanza del gruppo che si è creato per raggiungere risultati come questi appunto che avete raggiunto. Al di fuori del campo, che gruppo è quello della Ternana Futsal femminile? Chi vuole rispondere? Ma guarda, faccio rispondere a Neca, ma per un semplice fatto, non perché per il discorso che facevamo prima, nel senso, io purtroppo lavorando ho poco tempo per frequentare le ragazze della squadra. Con alcune sicuramente c'è un legame più forte, ma perché già le conoscevo, con alcune ho anche già giocato. Per il resto della settimana, diciamo, fuori dagli allenamenti, ho purtroppo poco tempo per frequentarle, quindi per questo rigiro la domanda a Neca. Va bene, sentiamo Neca allora, dai. Allora, io non abito con loro, insomma, loro hanno due case e abitano un po' insieme alcune ragazze, quindi fanno 24 ore su 24, diciamo. E quindi quando c'è un po' di tempo libero, magari loro, ognuna va un po' per conto suo, visto che siamo tanto tempo insieme già durante gli allenamenti e la settimana. Usciamo qualche volta insieme a fare un aperitivo o qualcosa così, però non tantissimo. Diciamo che ognuna cerca un po' di avere un po' il suo spazio con le amicizie, magari anche fuori, perché stanno sempre insieme, cioè dopo diventa un po' pesante, dopo un po', diciamo, sta a fare tutto insieme. Certo. Però quest'anno, però comunque il legame che c'è tra di voi, comunque quello per forza. Sì, comunque, sì, no, tranquillo, perché comunque in un gruppo, no, quello sì, se no penso che l'anno scorso non riuscivamo a vincere, se non, almeno dentro al campo sicuro, poi fuori magari puoi avere qualcosina tra qualcuno, ma questo è normale, però l'importante è che non si porta dentro al campo, non si trascina dentro al campo, in campo tutte unite, quello è importante. E sì, un gruppo comunque quello vostro che è allargato anche alla tifoseria. Sì, e siete riuscite a coinvolgere fortemente. Sì, non questo... penso solo per i risultati, quelli venuti dopo, ma comunque vi hanno sempre seguito. Sì, quello è il punto forte, diciamo, della Ternana femminile, che non si trova da nessuna parte in Italia, perché già per domenica prossima già lo so che già hanno riempito un pullman e stanno provando anche a riempire un altro pulmino o qualcosa del genere, quindi si sono innamorati, diciamo, della nostra squadra, di quello che mettiamo noi in campo, e anche se il risultato no, perché fino all'anno scorso non abbiamo vinto, diciamo, siamo arrivati in finale
abbiamo perso due finali, pure un scarto di gol un po', e ci hanno applaudito uguale, ci hanno fatto il complimento uguale, come se avessimo vinto. Quindi per loro, per i tifosi, l'importante è che noi diamo tutto in campo, e poi il risultato alla fine si vede. Se gli altri hanno fatto più di noi, bravi loro. Se, ma loro lo sanno che noi diamo tutto in campo. Mi piace questa filosofia, brava. Cioè, comunque c'è molto, molto sapore di famiglia là intorno a questa squadra. Sì, sì. Una grande famiglia, appunto, allargata comunque anche ai tifosi e tutte le persone che sono proprio intorno alla... Sì, sì, si sentono vicino, anche perché dentro un palazzetto c'è più contatto, stanno a pochi metri, ci possono pure aspettare fuori per una parola, ci incontriamo pure al bar, che andiamo, quindi c'è più, molto più vicinanza rispetto al calcio a 11. Questo fa... Sì, lì al massimo se ti aspettano fuori per un altro motivo. In occasione dei festeggiamenti per lo scudetto, tanti tifosi e soprattutto anche le istituzioni hanno partecipato poi per congratularsi con voi di questo traguardo, che è stato il primo a Terni, quindi grande soddisfazione. Un riconoscimento che è arrivato da tutta la città, anche dalle istituzioni. Anche la presidente della regione, Catiuscia Marini, vuole incontrarvi a breve, se non sbaglio, per le dovute congratulazioni anche da parte di tutta la regione Umbria, e per consegnarvi un'onorificenza. Siete entrati quindi nel cuore non solo dei ternani, ma penso anche di tutta l'Umbria, anche se c'è rivalità tra Terni, però penso che comunque tutta l'Umbria sportiva vi abbia applaudito, quello sicuramente. Sì, sì. Allora, una domanda per Neca. Quest'anno tutti quanti naturalmente vi aspettano comunque al varco, perché voi avete vinto, voi avete lo scudetto. Sì. Quindi sarà un campionato, penso, ancora più difficile, perché tutti daranno il 100% contro di voi. Sì, già iniziato da domenica che il Berganze è venuto qua e ci ha fatto veramente sudare, però da un punto di vista sono partite belle, quindi ci fa piacere giocare delle partite così difficili, che ci dà più gusto. E come l'anno scorso, alla fine la gente un po', l'altra squadra un po' ci sottovalutavano, sì. E quest'anno penso che non lo faranno più, quindi ogni partita sarà una battaglia, però è più bello, penso, per tutti noi qua, diciamo, di squadre e tifosi, penso, certo, che sì. Molto più impolgante, no? Stavo di in portoghese, scusate. Siamo poliglotti. Senti, come lo aspettate però questo campionato? Quest'anno hanno cambiato un po' le regole, diciamo. Adesso ci sono meno squadre, hanno fatto Serie A, A1 e A2, quindi sono delle squadre comunque più importanti già da subito. Più toste. Sì, più toste, quindi più emozionante per tutto. Però il primo, diciamo, il primo girone dobbiamo arrivare tra le 4 per andare a fase successiva. Sì. E tra le prime 4 su quante squadre? Noi siamo in 14. È diviso in due gironi, ovviamente, nord e sud. Quindi noi stiamo al nord. Al nord. Sì. Però dai, ci arriviamo, dai. Dai, cioè, visto l'anno scorso, quindi dai. Quest'anno ancora meglio. Anche la coppa quest'anno. Sì, perché dai. I primi 4 vanno direttamente in coppa, no? Vanno a Final 8 di Coppa Italia, che saranno le 8 migliori d'Italia. Che la Coppa Italia si disputa quando? No, verso febbraio. Febbraio-marzo. Okay. Inizio, sì. Inizio dell'anno, più o meno. Sì. Una domanda invece a Francesca. Sì. So che siete molto attenti anche sul piano della solidarietà. Ci vuoi raccontare qualche iniziativa che magari avete in programma? Sai qualcosa te? Ti spiego, nel senso, Damiano Basile, che è il vicepresidente della Ternana, è molto attento alla solidarietà, solo che spesso noi veniamo alla fine, cioè lui si occupa di fare tutta la beneficenza e poi dopo noi veniamo alla fine, perché è attento e noi ci comunica: guardate, abbiamo fatto questo. Ah, okay. E quindi ecco, quindi che ci sia qualcosa in programma non lo metto in dubbio, però non lo so. Non sai bene cosa. Esatto. Diciamo che abbiamo fatto già l'anno scorso parecchie cose, sì. Anche siamo andati in ospedale con i bambini, anche a fare i regali, tutta la squadra, una parte. Poi abbiamo fatto anche un, come si dice, non triangolare, un amichevole,
per la donna, come si dice? Ah sì, per la violenza contro le donne. Violenza contro le donne, cose del genere che la società organizza, e ovviamente siamo d'accordo perché siamo molto disponibili, quindi lo fa perché lo sa che anche a noi ci piace, fa anche amichevole con la Ternana Calcio, abbiamo fatto, quindi parecchie tipo di iniziative, fa bene alla città e ci fa piacere. Poi anche noi qui a Radio Incontro siamo molto attenti a queste cose, quindi ci fa molto piacere che anche la Ternana Futsal femminile segua questa strada, molto molto bene. Sì. Ci sono donne che comunque invidiano magari anche la vostra forma fisica, la vostra forma atletica, sì, diciamo. Oltre agli allenamenti, sì, c'è anche una dieta particolare per tenervi comunque in forma? Guarda, sicuramente magari possiamo consigliare, ma viviamo in un paese dove che ha la cucina che tutti ci invidiano, ecco, sì, lo so. Quindi lo so. Allora, la dieta mediterranea, uno sembra che dica sempre cose banali e scontate, però non è così. L'attività fisica senza l'alimentazione sana non è, per alcuni poi per carità, lasciando stare i singoli casi, però non è niente. La stessa Nega l'anno scorso faceva un po' di fasi yo-yo fino a quando anche lei ha cominciato a seguire, cioè io poi sono una fanatica quindi del benessere, dell'alimentazione sana, quindi sicuramente cioè io consiglio sempre di mangiare tutto, quindi senza esclusione quello togliere pasta, togliere no, mangiare però tutto pasta, però no. Io assolutamente no, esatto, mai esatto, però senza esagerare, insomma, in maniera poco condimento, magari ecco. Condimento a crudo, sano, quello è il problema, il condimento, quello è il problema, il condimento mi piace diciamo che il condimento è la parte migliore infatti la pasta senza quello è un po' pasta in bianco, dai, non si può mangiare pasta in bianco, e infatti chi che lo mangia. Mangio sempre, quindi io penso che due volte all'anno no, quando magari stai no, no, non è vero. La domenica sempre, la domenica allora sempre. Io la domenica per la partita, certo, diciamo che la pasta sempre, tutti i giorni, ovviamente non carbonara tutti i giorni, diciamo con pomodoro, sì, con pomodoro tutti i giorni, poi carne e verdure, che a me non mi piace tanto, però mangio tanta frutta. Tanta frutta. Quella è importante. Quindi se ne mangio poca, sì, e non va bene. Va bene, no, è una cosa che devo, un'abitudine che devo cambiare, purtroppo. Sempre Francesca, la tua carriera agonistica comunque ha precluso qualcosa a livello personale? Visto che comunque chi fa questo lavoro è portato spesso a spostarsi di città in città, certo, a lasciare magari gli affetti personali o comunque gli amici, o comunque un ritmo di vita un po' più caotico, sì, del normale. Sì, quindi, cioè sicuramente poi io vengo da Roma, quindi la mia famiglia per esempio è a Roma. Certo, vabbè, alla fine non è neanche troppo. Non è, no, certo, poi ho Nega qua vicino, quindi voglio dire. Però sicuramente sì, alcune amicizie le ho necessariamente dovute trascurare, ma la stessa famiglia, per quanto possa essere vicino, comunque quando il tempo non c'è. Non si può inventare, quindi sì, sicuramente qualche sacrificio in più a livello proprio affettivo, però qualche ritaglio di tempo dai, te lo trovi per la famiglia? No, assolutamente sì. Poi ecco, ho la fortuna di avere un compagno che condivide la mia stessa vita sportiva, perché anche quello insomma non sarebbe altrimenti facile, da far capire più che altro. Quindi sì, qualche sacrificio, però poi insomma qualche ritaglio si trova. Si trova sempre. Dai. Bene. E Nega invece, ascolta, domani inizia la preparazione per il prossimo impegno. Oggi sì, è festa. Sì. Sì. Giorno libero. Riposo. E parli del prossimo impegno. Allora, noi giochiamo domenica contro Caffè Portos e è la squadra di dove? Di San Benedetto. San Benedetto. Sì. E in teoria dovrebbe essere una squadra più o meno come quella di domenica, però una partita è una partita, diciamo, in teoria doveva essere ad un livello un po' più basso delle altre, però come abbiamo visto domenica abbiamo vinto 3-2 e quindi non si può, sicuramente il mister già ci ha detto, già fa una seduta video, già domani per vedere gli sbagli, già preparare la partita per domenica, perché lui è molto attento su tutti i dettagli.
cioè vuole la squadra preparata in qualsiasi, per qualsiasi sulla tattica, sì, sì, molto, sì, molto. Lui sulla tattica è proprio tra virgolette fissato, sì. Però diciamo che poi ci dà una sicurezza alla squadra, perché siamo preparati a tutto, quindi arriviamo pure mentalmente tranquilli perché lo sappiamo fa tutto, quindi da questo punto di vista è una cosa in più che questo mister ci dà. Certo. Quindi andate a San Benedetto, quindi andate al mare praticamente. Penso che sarà troppo freddo. magari non so, beccate una giornata di sole. Sì, ma tanto anche se fosse strano, caldo, non penso che niente mare. Niente mare. E Francesca, cosa vi augurate per il prossimo campionato? Siamo in chiusura, ormai siamo proprio sì. di questa ma niente, vai, sicuramente no, dobbiamo lavorare per non ci dobbiamo accontentare di quello che è stato raggiunto fino adesso, e forse è questa la parte più difficile, perché quando vinci poi c'è il rischio, insomma, di mollare un po' i nervi, no? Ecco, esatto, e quindi adesso, perché riconfermarsi è più difficile. Scusami che se ti interrompo, da romanista questa cosa anche la so molto bene, ecco. Esatto. Quindi questo, riconfermarsi è sempre più difficile che non confermarsi, esatto. Quindi lavorare forse più di testa che non di fisico. Bene. E per te personalmente invece? Per me per questo campionato, per questa stagione. Ma mi auguro di dare quanto prima, insomma, il mio contributo alla squadra, poter partecipare proprio attivamente a questa squadra, che è una bella squadra, è una grande squadra. Grande squadra. Vero. E te, Neca, invece cosa ti aspetti per quest'anno? Spero aiutare la squadra come ho fatto nelle semifinali e finale, con dei gol importanti. Se non fare gol, magari fa qualcun altro la squadra, come è successo tante volte, che mi fa piacere uguale, perché fare gol è ovvio che piace a tutti, a chi non piace, però ci sta che nella giornata no, che non riesce a fare, però magari fa segni altri. E poi secondo me la squadra non si accontenterà di questo che abbiamo raggiunto fino adesso, dello scorso anno. In primis perché il nostro mister non si accontenta, lo sappiamo, e quindi già ti trasmette questa cosa. E poi io ho giocato tanti anni, ho raggiunto il terzo posto, il quarto posto, il secondo tante volte, e adesso che ha raggiunto il primo mi è piaciuto, e voglio continuare così, è molto più bello. Sì. Essere la squadra da battere penso sia sempre la cosa più bella. Bello, sì. Sì, sì. Certo, dopo, come abbiamo detto all'inizio, è sempre più difficile, perché comunque tutti danno il 100% contro di voi. Sì, però sì. Però abbiamo lassù che laggiù. Abbiamo una tifoseria che ci dà una grande mano, per sta sempre con la tensione, sempre giochiamo sempre in casa noi. Sempre, sì, in casa. Sempre in casa noi. Ah, questo, sì, questo è fondamentale anche. Vero, vero. Non come a calcio 11, che ora non possono neanche dobbiamo andare in trasferta, visto i tifosi. No. Quindi, esatto, esatto. Cioè, si trovano stadi vuoti, che è brutto. Una cosa, delle cose più, sì, brutte veramente, che ci possa essere, purtroppo. Ma un'ultima curiosità mia, te, Neca, sei la goleador, cioè esiste una classifica marcatori? Sì, sì, esiste. Cioè, lei è quella che forse segna di più nella squadra. Okay. Quando non sono infortunata, perché per 3 anni ho rotto 2 crociate, quindi diciamo che non è andata tanto bene negli ultimi tempi. Però mi piace fare gol, faccio il pivot, quindi sto lì davanti alla porta tutto il tempo, perché il nostro mister gli piace giocare 3-1, quindi io davanti, e o segno io o faccio tante volte segnare tanti altri appoggiando la palla, quindi sto più avanti e in teoria dovrei fare più gol. In teoria. E invece il tuo di ruolo, Francesca? No, io laterale sì. Sì, sono quella che corre un po' di più, diciamo, magari quando sì. E mena. E meno. Sì. Però, sì. Però a calcio a 5 non si può menare tanto. Ma non è vero, non è non vero. È vero, non, no, è vero, non è vero. È una leggenda questa. È una leggenda, sì. Vero. Dipende dall'arbitro. Dipende dagli arbitri, sì, sì. Però non si possono fare scivolate, se non sbaglio. No, sono cambiate le regole nel corso degli anni, sì, quindi alla fine le regole sono molto simili a quelle del calcio. Scivolata da pulita. Questo punto di vista. Sì.
quindi c'è il contatto, c'è la scivolata, queste regole chiaramente, insomma, senza entrare in tackle, sì, però magari. Per il resto no, è diventato fisico come il calcio, perché gli spazi sono piccoli, quindi ormai diciamo che ha evoluito tanto in tutti i modi, quindi tanti non ci arrivano con la tecnica, ci arrivano magari con la spinta, con gli arbitri tendono a lasciare andare di più perché sennò doveva fermare tutto il tempo il gioco, quindi è un po' cambiato. Sì, adesso stanno a messa 2 anni fa che può far scivolata pulita, ovviamente non si prende a palle avversario, comunque a fallo, cioè deve stare attenti, dipende pure un pochettino dell'arbitro, c'è qualcuno che ti lascia correre un po' di più e altri che come domenica ammonisci e butta fuori 2 persone un po' ingiustamente pure, secondo me un po' di polemica giusto velata, velata. Posso tornare a giocare anch'io allora? Io, no, perché io scivolava molto. Sì. Mi allora puoi. Posso puoi. Bene, allora io intanto vi ringrazio per questa bellissima chiacchierata. Vi grazie faccio a te. L'in bocca al lupo da parte mia, da parte della redazione di Radio Incontro. Crepi, grazie. E anche una domanda, questa anche sempre una mia ignoranza. Questa trasmissione che conduco si chiama Il Terzo Tempo. Da voi c'è Il Terzo Tempo? Sì, perché anche questa è stata una cosa che è stata introdotta da poco. Cioè prima non c'era, nel senso che stava un po' alle squadre fare saluto, no? Queste cose. No, da un paio, da 2 o 3 anni insomma è stato inserito il saluto alle squadre, quindi questa sorta di terzo tempo a fine partita, sì. E viene sempre rispettato? Sì, sì. Nelle partite che avete fatto? No, per forza, da regolamento, sì. Cioè l'arbitro richiama le squadre e va. Ci sono stati casi in cui le squadre non sono andate, però sono casi rari. Purtroppo ci sono stati. Ma qualche pecora nera c'è sempre. Sì. Sai, sì. Allora niente, io vi ringrazio allora di nuovo, ringrazio la vostra società che ci ha permesso comunque di avervi qui in studio. Grazie a voi. Grazie e a te. Con l'augurio di altri grandi risultati e di ripoterci magari risentire anche prossimamente. Il Terzo Tempo è oltre.